Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Sono quattro i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. La percentuale rimane attorno allo 0,3% di positivi rispetto ai tamponi analizzati. Aumenta di 2 unità, purtroppo, il triste computo dei decessi, ora arrivati a 402. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Quattro sono i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo su 1521 tamponi analizzati. La percentuale rimane simile a ieri, 0,3% del totale, mentre sono 2 i nuovi decessi che portano il computo complessivo a 402. I 4 casi di oggi si riferiscono 3 alla ASL di Pescara ed 1 alla ASL Lanciano Vastochieti. 2011 sono i dimessi e i guariti, più 42 rispetto a ieri, di cui 191 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. E 1820 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in 2 test consecutivi. 128 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 693, meno 32, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 824, con una diminuzione di 42 unità. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 71.788 test, di cui 65.303 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 245 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 820 alla ASL Lanciano Vastochieti, 1.518 alla ASL di Pescara e 654 alla ASL di Teramo. Adesso ci occupiamo della app denominata Immuni che sarà sperimentata anche nella nostra regione. In questi giorni ci sono polemiche, soprattutto a riguardo della tutela della privacy. Noi ne abbiamo parlato con il professor De Paulis, che è docente di informatica all'Università di Teramo, e abbiamo discusso con lui rispetto al fatto che l'applicazione possa davvero rappresentare un rischio per la tutela dei dati personali. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Ma secondo lei, quando utilizziamo un servizio gratuito, siamo sicuri che non stiamo pagando con i nostri dati a volte? C'è diffidenza verso l'app Immuni, l'applicazione smartphone per il tracciamento dei contagi. Da inizio giugno sarà sperimentata in 3 regioni, Puglia, Liguria e nel nostro Abruzzo. La polemica riguarda la privacy, innanzitutto perché il sistema di tracciamento è realizzato da Apple e Google e la versione italiana dell'app è a cura di Bending Spoons. Non credo che società come Apple e Google abbiano bisogno di particolari app terze, come nel caso di Immuni o di altre applicazioni, per poter effettuare, se loro desiderano, un tracciamento di quelle che sono le nostre informazioni, nel senso che siamo già in un grande contenitore che appunto sviluppato da quelle 2 stesse società che hanno rilasciato le funzionalità di quel tracciamento per quanto riguarda nell'ambito di Immuni. Insomma, non occorre di certo Immuni per dare in pasto ad aziende e governi dati a cui potrebbero già accedere facilmente. Tra progresso tecnologico e tutela della privacy, infatti, il discorso si infittisce. I telefonini, ad esempio, già rappresentano una piccola spia che teniamo in tasca, un mezzo dalle grandi potenzialità, ma che dovremmo imparare ad usare con coscienza. È qui che bisogna costruire in realtà un percorso importante, non solo tecnologico, ma soprattutto culturale, di quella che è una cultura della riservatezza dei dati. Perché le tecnologie non sono fini a se stesse, ma dipende dall'utilizzo che se ne fa. Faccio un esempio banale: quante volte installiamo delle app che ad esempio ci danno una funzionalità di torcia senza dare peso a quali informazioni accedono sul nostro cellulare? Fino a poco tempo fa vi erano delle app che chiedevano l'accesso ai contatti per accendere una torcia, ma perché? Noi probabilmente le installiamo per la velocità e la necessità di utilizzare quel servizio, ma senza leggere appunto a quali dati si fa accesso. Allora, già lì una cultura permette di fare un primissimo filtro, perché alla fine il filtro più importante siamo noi nel capire cosa utilizzare o cosa no. Quello che mettiamo su internet non viene mai cancellato, non è possibile cancellarlo. Però lo sai quale potrebbe essere una proposta che se ne parla tanto e non si riesce mai? Quella di inserire nelle scuole, di reinserire
inserire, secondo un'ottica digitale, l'educazione civica, che diventa un'educazione civica digitale. Per quanto riguarda Immuni, però, i dati dovrebbero essere raccolti in forma anonima e l'app non ricorrerà alla geolocalizzazione. Per questo il garante per la privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera alla sperimentazione. Io la installo. Sono sincero, la installo perché dal comportamento che ho visto nel codice vengono trasferiti i dati che sono quelli che sono stati fin d'ora dichiarati. Ovviamente, permettetemi, aspettiamo l'ultima versione, che sia quella ufficiale, che sia rilasciata, e quindi, ma assolutamente la installerò. Adesso la politica, seduta della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo dedicata a due argomenti. Il primo, il reintegro dell'assessore Liris nella ASL 1 Aquilana durante l'emergenza Covid, e poi la mancata erogazione dei fondi all'ADSU dell'Aquila per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria per le borse di studio universitarie. Sentiamo il servizio. La questione doppio incarico e riassunzione nella ASL 1 Aquilana dell'assessore regionale Guido Quintino Liris in qualità di epidemiologo è tornata all'interno della commissione di vigilanza dopo l'audizione dell'assessore di qualche giorno fa. È stato ascoltato il manager della ASL 1 Testa. Dall'audizione sarebbe emerso che la ASL 1 avrebbe svolto un'istruttoria sulla possibilità di reintegro dell'assessore, ma negli atti, in particolare nella delibera che ne dispone il reintegro, non si farebbe cenno delle determinazioni emerse a valle dell'istruttoria. A questo punto, secondo il presidente della commissione di vigilanza Smargiassi del Movimento 5 Stelle, bisognerebbe prendere atto che non esiste alcun parere né da parte della ASL 1 né da parte di Regione Abruzzo a priori sul reintegro dell'assessore. Liris. Se accettiamo, diciamo, da un punto di vista umano la volontà del dottor Liris di tornare in azienda e dare il suo contributo in un momento di emergenza e quindi all'interno di un contesto particolare, restano molti dubbi, certo sulla incompatibilità. Legislativo e l'avvocatura regionale dovranno esprimersi, perché non è vicenda molto chiara, è la prima volta che c'è l'esercizio della surroga, quindi qualcuno ci dovrà spiegare se c'era o meno l'incompatibilità. Resta sicuramente l'aspetto, diciamo, più politico, che è quello dell'opportunità. Sicuramente non era opportuno e abbiamo molti più dubbi sull'opportunità politica. Nella commissione di vigilanza poi è stato affrontato anche il tema della mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo in favore dell'ADSU dell'Aquila per le borse di studio. I correlatori Fedele e Di Benedetto hanno chiesto lumi all'assessore Fioretti rispetto alla delibera di giunta regionale ed in particolare sulla possibilità per le ADSU di utilizzare gli avanzi di amministrazione per lo scorrimento delle graduatorie. La Regione ha fatto un'oggettiva discriminazione fra gli studenti dell'Università di Chieti e dell'Università di Teramo rispetto a quelli dell'Aquila, lasciando sostanzialmente senza borse di studio gli studenti aquilani, ripartendo i fondi del fondo statale soltanto a favore delle prime due, di Chieti e di Teramo. Si rischia però che la Regione, attraverso la riprogrammazione dei fondi, arrivi tardi, non garantendo questo diritto a chi nel frattempo ha dovuto comunque suo malgrado cancellarsi e abbandonare gli studi. E Maria Patrizia Bomba, 68 anni, il nuovo assessore alla mobilità, al commercio, alla digitalizzazione e all'agricoltura del comune di Lanciano. La nomina è arrivata dopo le dimissioni per motivi personali date lo scorso 20 maggio dall'ormai ex assessore Francesca Caporale. La scelta ufficializzata è scaturita al termine dell'incontro tra il sindaco Mario Pupillo e i rappresentanti di Articolo 1 Insieme a Sinistra. Il decreto di nomina verrà formalizzato sabato prossimo 30 di maggio e a seguire ci sarà la presentazione alla stampa. Patrizia Bomba entra così in giunta come assessore esterno, era stata già candidata alle amministrative 2016 dove era giunta terza nella lista Insieme a Sinistra. Il neo assessore, ex dipendente della ASL in pensione, è attualmente presidente dell'Associazione Volontari Ospedalieri AVO di Lanciano. Proseguiamo con la politica. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ed ex assessore alla sanità, Silvio Paolucci, contesta la politica sanitaria della Giunta Marsilio, evidenziando anche l'esistenza di nuovi debiti. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Paolucci, parliamo di sanità, parliamo soprattutto del project financing dell'ospedale di Chieti, perché ci sono delle novità. Sì, hanno sottratto 30 milioni per l'ospedale nuovo di Chieti, un atto illegittimo perché hanno tolto risorse certe
e hanno messo risorse assolutamente incerte. È un atto al rischio di illegittimità, qualcuno come l'assessore Febo presente alla giunta è scappato, ma soprattutto le motivazioni. Hanno dopo 10 anni per la prima volta prodotto un debito, 66 milioni, non coperto dalle risorse del bilancio della sanità della regione e quindi del fondo sanitario regionale, e pertanto per evitare l'aumento delle tasse hanno dovuto sottrarre a Chieti i 30 milioni in questo modo così illegittimo. Secondo lei adesso cosa accadrà? Beh, intanto accade che Marsilio e il governo regionale sono smascherati, hanno dichiarato che i conti sono in ordine, invece loro stessi firmano una delibera nella quale dichiarano e firmano esattamente il contrario. In secondo luogo si presenteranno al Ministero garantendo delle risorse che invece sono sub iudice, e in terzo luogo mettono a rischio chiaramente a Chieti la somma di 30 milioni di euro. Ultimo, hanno scritto nella delibera che l'Abruzzo, le imprese e i cittadini rischiano l'aumento delle tasse. È una vergogna. Nel momento in cui avviene tutto questo, continuano però a fare e a sfornare delibere in cui aumentano lo stipendio dei direttori, dei dirigenti e dei manager, e fanno una norma che consente ad alcuni poteri forti, tra cui la sanità privata, di proporre transazioni per decine di milioni di euro. Questo è uno scandalo che noi non permetteremo mai, facendo ricorso a tutti gli organi di garanzia. Adesso ci spostiamo a Teramo, numeri importanti all'IZS nella lotta contro il Covid-19. Ad oggi sono stati analizzati circa 55.000 campioni provenienti dall'Abruzzo e da Bergamo. I laboratori dell'ente riescono ad analizzare fino a 1.800 campioni al giorno con l'impiego di 60 persone su più turni. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. 1.800 campioni Covid al giorno, 55.000 negli ultimi 2 mesi, un metodo di analisi infallibile. E questo in sintesi l'impegno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che è diventato un simbolo di efficienza, una certezza scientifica nazionale in questo periodo storico di pandemia. Ad oggi complessivamente abbiamo esaminato oltre 54.000 campioni, con delle punte superiori a 1.800 campioni al giorno. Raggiungere questi numeri ha richiesto un grande sforzo organizzativo e anche un'ottimizzazione del metodo analitico. Attualmente oltre 60 operatori sono dedicati all'attività diagnostica e sono organizzati in 8 squadre su 2 linee separate di lavoro. Quindi per assicurare la completa separazione tra le fasi analitiche e queste linee di lavorazione, e quindi assicurare l'operatività del laboratorio anche in caso di contagio di un operatore. Il 16 marzo scorso il Ministero della Salute ha autorizzato l'IZS di Teramo ad entrare nella rete Covid-19 della Regione Abruzzo, e anche l'ASL di Bergamo ha firmato una convenzione con l'ente teramano per l'analisi dei tamponi. Un bilancio finora davvero importante, che conferma quanto sia fondamentale per combattere le malattie il concetto di One Health, cioè la stretta sinergia tra medicina veterinaria e medicina umana. Si parla ormai da anni del medicina unica e del concetto di One Health. Questo è stato un passaggio dolorosissimo, ulteriore, per far capire che la salute dell'uomo è strettamente legata alla salute degli animali, all'ambiente, perché questo è un virus che è migrato dall'animale all'uomo, un cosiddetto spillover in ambito scientifico. Ed è fondamentale che la medicina veterinaria sia accanto alla medicina umana tradizionale, che lavorino a braccetto. Io ho sentito i colleghi francesi recentemente, loro sono stati coinvolti nella diagnosi del coronavirus solo l'ultima settimana, cioè 7 giorni fa. Noi invece tutta la rete degli istituti zooprofilattici ha cominciato a lavorare sulla diagnosi del coronavirus, caso unico in Italia. Noi invece abbiamo fatto anche qui a Teramo degli studi epidemiologici, come quello che si è concluso a Caldari, per fortuna positivamente, dove abbiamo dato addirittura delle indicazioni alla medicina del territorio per superare almeno in certe zone la crisi.
Anche Avezzano avrà il suo centro analisi dei tamponi. In queste settimane, infatti, i tamponi sono stati analizzati principalmente dallo zoo profilattico di Teramo, con aggravio chiaramente di tempistica per l'ottenimento dei risultati. Ascoltiamo il commissario provinciale della Lega Aquilana, Tiziano Genovesi. Beh, è un grande obiettivo per quanto riguarda il gruppo politico della Lega, e un grazie va all'assessore Nicoletta Verì, che si è spesa per poter inserire l'ospedale di Avezzano tra quelli accreditati al Ministero della Salute per poter processare i tamponi Covid. È un passo importantissimo per l'ospedale di Avezzano e per tutta l'utenza della Marsica, perché riusciremo a processare i tamponi direttamente qui in loco, abbattendo notevolmente tutto quello che è il tempo per poter procedere ad analizzare i tamponi all'istituto zooprofilattico di Teramo. Si sa già il numero di tamponi che potranno essere processati giornalmente da questo laboratorio? Guardi, il dato è che solamente il pronto soccorso fa 28,4 ricoveri al giorno, quindi quello è un dato certo. Poi ci saranno tutti i tamponi che verranno fatti dai blocchi operatori, e quindi ci sarà una mole di lavoro importante per poter arrivare a portare l'ospedale a una produttività giornaliera che è quella che può servire e bastare per servire l'utenza di tutta la Marsica. Parlando sempre di ospedale di Avezzano, di pronto soccorso, sempre di qualche giorno fa è la notizia del raddoppio dei posti letto che riguardano le cosiddette zone grigie, zona grigia dell'ospedale, ossia la zona dove appunto vengono effettuati i tamponi anche ai pazienti che poi dovranno essere ricoverati all'interno del nosocomio. Quindi non più 10 ma 20 posti letto, altra buona notizia. Sì, in un incontro con gli operatori del pronto soccorso era emersa questa criticità. Ci siamo attivati con l'assessore per poter individuare e cercare di risolvere questo problema, proprio per quello che dicevo prima, i 28,4 ricoveri di media giornalieri con 10 posti e con i tamponi allo zooprofilattico evidentemente era troppo poco. L'assessore si è attivata su richiesta mia e quindi ha provveduto nell'immediatezza a reperire altri 10 posti letto per poter portare da 10 a 20 posti. La città di Avezzano sarà chiamata al rinnovo del governo cittadino dopo questi lunghissimi mesi di commissariamento. L'election Day, insomma, è arrivata questa data, dovrebbe essere il 20 di settembre, anche se poi le regioni hanno dato un po' parere contrario, però se dovesse essere effettivamente il 20 di settembre anche la Lega è chiamata ovviamente ad esprimere il suo programma elettorale, probabilmente anche il nome del candidato sindaco. Questa pandemia in atto mondiale ha fatto un po' cambiare anche la lista delle priorità? Beh, sicuramente noi eravamo già pronti prima della pandemia, tant'è che avevamo fatto già la presentazione del nostro programma elettorale, poi con la pandemia in corso naturalmente tutto si è arrestato. È notizia di ieri che probabilmente il governo manderà al voto il 20 di settembre. Noi siamo pronti con quello che era l'aspetto del programma elettorale pre-Covid. Chiaramente le priorità cambiano perché questa pandemia ci ha dato dei segnali, ci ha lasciato degli insegnamenti, quindi dobbiamo rimettere al centro della politica non solo cittadina ma regionale quello che è l'aspetto della sanità. Andremo ad identificare le persone migliori che possano rappresentare quello che è il programma che avevamo scritto, andremo a riscrivere e sicuramente saremo in grado con un governo cittadino a trazione centrodestra a dare delle risposte, quelle risposte che i cittadini ormai attendono da anni. Cambiamo argomento. Uno strumento prezioso per favorire l'innovazione nelle imprese quale fattore di competitività e di successo. Confindustria Chieti Pescara dà il via all'osservatorio dell'ecosistema innovativo. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Focus sulle nuove idee sono sempre fondamentali, lo diventano ancora di più quando il mondo dell'impresa deve rimettersi in moto dopo un lockdown, diventando fattore di competitività e di successo. Confindustria Chieti Pescara ne accompagna la creazione con l'avvio dell'osservatorio dell'ecosistema innovativo delle aziende di Chieti e Pescara, strumento valido per valorizzare il capitale umano impegnato proprio nel campo dell'innovazione, ideato in collaborazione con Federmanager Abruzzo e Molise e con il supporto di Fondirigenti, e portata avanti da Explo, lo spin-off dell'Università d'Annunzio nel campo della ricerca e dello sviluppo, soggetto vincitore del bando inerente all'osservatorio e che avrà il compito, tra le altre cose, di coinvolgere manager delle aziende eccellenti del territorio. Dunque una squadra fatta di competenze che punta alle nuove tecnologie attraverso l'uso di algoritmi che analizzano mole di dati importanti nell'ambito del Big Data. E cosa vogliamo trovare da questa miniera di dati? Il progetto grazie a questo riuscirà a mappare l'ecosistema locale per favorire gli incontri tra le stesse imprese, i portatori di interesse,
approfondire la conoscenza sulle varie specializzazioni, rilevare anche i trend tecnologici e individuare distretti, reti, concentrazioni di aziende che operano in specifici ambiti settoriali o tecnologici. È anche quindi uno strumento importante di geolocalizzazione, dove insistono queste competenze tecnologiche. Ecco, questo favorirà anche futuri insediamenti da parte di imprese che vorranno investire in Abruzzo, quindi qualcosa che va ben oltre il codice Ateco. Pensate alle opportunità che si potranno creare con la ZES quando finalmente arriverà, per consentire a potenziali imprese di avere una mappatura delle competenze locali. L'osservatore accenderà dei riflettori sul nostro Abruzzo e fornirà indicazioni su quali siano le aziende capaci di attrarre maggiormente gli investimenti. Verrà realizzata anche una web app consultabile dalle aziende attraverso la quale si potranno individuare potenziali partner, avviare collaborazioni, insomma sfruttare tutte le energie messe a disposizione. E a proposito di innovazione di digitale, ci spostiamo al Comune di Pescara. L'assessore Eugenio Seccia ha presentato nel corso di una conferenza stampa i nuovi servizi digitali che il Comune metterà a disposizione dei cittadini. L'app Municipium del Comune di Pescara, che era stata utilizzata per la prima parte dell'emergenza sanitaria Covid-19, ora offrirà nuovi servizi ai cittadini di Pescara. Assessore Seccia, è così? Sì, è già stata utilizzata per questa pandemia per comunicare ad esempio il ritiro, luogo, data e ora del ritiro del buono spesa ad esempio, però è una base dove abbiamo implementato una serie di servizi anche anagrafici, perché ovviamente già stavamo andando in una direzione di digitalizzazione dei servizi comunali, ovviamente a maggior ragione oggi con questi problemi di distanziamento sociale spingiamo ancora di più. Infatti attraverso questo sistema cercheremo un po' di rendere più comoda la vita dei cittadini pescaresi attraverso lo scarico di questo strumento, che permetterà ad esempio di fare anche certificati anagrafici senza recarsi presso gli sportelli, rispondendo a due ordini di motivi. Uno è ovviamente la diminuzione di personale degli enti locali, e quindi un fatto oggettivamente interno. L'altro, rispettando le norme sul distanziamento sociale, che permetterà non contatti tra l'utenza e i dipendenti del Comune di Pescara, che ovviamente saranno un po' sollevati da questi contatti e dal lavoro da fare. In questo modo il Comune di Pescara va verso quelle che sono le esigenze del territorio e vuole avvertirli puntualmente di tutto ciò che avviene sul territorio. Infatti pensiamo ad esempio una chiusura repentina di una scuola dovuta a motivi meteorologici, attraverso una notifica push, quindi non ricevendo una lampadina, una notifica sul nostro telefono, il comune dirà: guarda che ti vogliamo dire una cosa. Il genitore potrà aprire questa notifica e dire ad esempio: la scuola è chiusa, sperando che riapra al più presto ovviamente. Poi auspicate che un maggior numero di cittadini possa iscriversi e possa scaricare questa app? La finalità della conferenza stampa è proprio questo, il messaggio: scaricate questa app, proprio per fare in modo che la più cittadinanza possibile possa accedere ai servizi innanzitutto e alle comunicazioni che il Comune vorrà dare alla cittadinanza tutta, per rendere più comoda la vita, la chiusura di una strada, l'interruzione di un servizio idrico, qualsiasi cosa. Vogliamo rendere comoda e vivibile sempre di più la città di Pescara attraverso la tecnologia. Giornata fondamentale per la ripartenza del calcio, infatti è in corso l'incontro in videoconferenza fra il ministro dello sport Spadafora, il presidente della Federcalcio Gravina, i presidenti delle quattro leghe calcistiche, quelli di Assocalciatori, Assoallenatori e arbitri. In ballo ci sono le date per la ripresa dei campionati e le modalità. Intanto si sono mosse alcune squadre, tra queste, per quanto riguarda la prossima stagione, in attesa di conoscere in quale categoria militerà, cioè se in Serie D o in Eccellenza, il Chieti, che ha annunciato il ritorno in panchina di Alessandro Lucarelli. Vediamo il servizio.
Il Chieti guarda avanti e sceglie subito il nuovo allenatore. Si tratta di Alessandro Lucarelli. Per lui è un ritorno. Lucarelli aveva già guidato il Chieti nella stagione 2018-2019, subentrato a Umberto Marino, ha condotto i neroverdi ad una finale di Coppa Italia, ma soprattutto alla vittoria del campionato di eccellenza con promozione in Serie D. In una situazione normale ci sarebbero state le condizioni per una conferma, ma le incertezze societarie e l'avvicendamento laborioso tra l'ex presidente Di Giovanni e l'attuale proprietà composta dal duo Trevisan, patron, e Mergiotti, presidente, hanno raffreddato il quadro tecnico e alla fine la nuova dirigenza ha optato per Alessandro Grandoni. Come sia andata la stagione è storia nota, questa volta pochi dubbi per la società. Si riparte dal 46enne allenatore vezzanese, un accordo già ufficializzato e che prescinde dalla categoria. In caso di eccellenza l'obiettivo sarà vincere, cosa non semplice visto che c'è il concreto rischio che il prossimo massimo campionato regionale possa avere in aste di partenza Chieti, Lanciano, L'Aquila e Avezzano. In caso di Serie D l'obiettivo sarà salvezza, ponendo le basi per un progetto di rilancio. Proprio la prossima categoria resta l'interrogativo principale sia in casa Chieti che in casa Avezzano. Le due società, come detto, hanno aderito al comitato Serie D Salviamoci e percorreranno tutte le strade, anche quelle della giustizia ordinaria e del ripescaggio, pur di mantenere la quarta serie a dispetto del progetto del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che le vuole retrocesse come tutte le ultime quattro in classifica nei 9 gironi. Si aspetta il Consiglio federale del 3 giugno che dovrà accogliere in toto, modificare o respingere la proposta del direttivo dei dilettanti. Spero che invece il Consiglio federale del 3 giugno possa ribaltare la proposta e annullare la stagione come avevo sempre prospettato, con una sola promozione per scontentare meno società possibili e azzerare le retrocessioni. Credo che questa sia ancora la strada più giusta. Facciamo parte di questo comitato Salviamoci, delle 36 società che sono state di punto in bianco rispedite in un campionato regionale, perché crediamo che sia giusto. Faremo la domanda di ripescaggio perché credo che il punteggio del club sia tra i più alti tra quelli che appunto si trovano nella nostra stessa situazione, e soprattutto faremo il ricorso al TAR. E siccome credo che sia stato violato un interesse legittimo da parte della Lega Nazionale Dilettanti con questa decisione assurda, è giusto anche che mi batta per due colori, per il valore della maglia, per i sacrifici economici, temporali in questi 10 anni di presidenza. Novità per quanto riguarda la medicina dello sport in questa fase 2 post-emergenziale in Regione Abruzzo le ha illustrate il consigliere di Forza Italia Mario Quaglieri. Presidente Quaglieri, una conferenza stampa questa mattina per presentare le novità introdotte dalla legge sulla medicina dello sport, ma diciamo subito a chi ci ascolta che cosa cambia, quali sono appunto le cose positive che introduce questa legge. La legge 59 è una legge che permetterà una maggiore fruibilità e maggiore accesso, facilità di accesso da parte degli atleti alle certificazioni medico-sportive, quindi all'idoneità e alla tutela della salute degli atleti stessi. In Abruzzo in questo momento ci sono circa 26 strutture autorizzate, di quanto si crescerà? La grande novità di questa legge è che si ridà dignità ai medici che hanno conseguito la specializzazione in medicina sportiva, in quanto il tetto di apertura, quindi dei centri, degli ambulatori, delle strutture pubbliche in maniera complessiva, scendono a circa 1 su 10.000 abitanti. Questo permetterà l'apertura di circa 96 posizioni per poter eseguire le certificazioni, perlomeno quelle del primo livello, le certificazioni e quindi l'idoneità sportiva all'attività per quanto riguarda gli atleti. Vengono introdotte anche novità in tema di doping e di tutela sanitaria degli atleti, ci spieghi meglio. Questa legge identifica nel centro diagnostico di Pescara il centro antidoping regionale, quindi che va a tutela di tutti gli atleti che si affacciano quindi all'attività sportiva in maniera sana. E ulteriormente la grande novità è l'istituzione del registro informatico dell'idoneità all'esercizio della pratica sportiva.
Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sia sul canale YouTube dell'emittente che sul sito tv6.it. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione.